ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dopo la morte a Fermignano di Fabio Ridolfi a seguito della sua scelta di sottoporsi a sedazione profonda, c'è grande tristezza sulla vicenda che ha fatto molto discutere. Sono molto provato, perché è una cosa estremamente difficile, una cosa estremamente dura e che prova tutti quelli che vivono intorno e che vogliono bene a una persona della famiglia, ma anche a tutta la comunità che voleva bene a questo straordinario ragazzo ed io in particolare che ho avuto, come dire, il privilegio di seguirlo in tutti questi anni. Il capogruppo consigliere PD chiede rispetto e accusa la regione. Ci vuole tanto rispetto, in questo momento la nostra regione non riesce a donarlo a chi decide di interrompere le proprie sofferenze nonostante che ci siano sentenze. Io sono stato a salutare Fabio domenica sera, era la sua volontà, l'avrebbe voluto fare con maggiore rapidità, in un luogo protetto e la nostra regione non glielo ha consentito. La domanda ricorrente è se dopo la morte di Fabio ora cambierà qualcosa. Bisogna che la politica si occupa in maniera seria e determinata e decisa di questa materia. Dopo questo caso deve cambiare qualcosa perché le sentenze devono essere applicate. C'è un comitato etico che decide se esistono i quattro requisiti. Una volta individuati, l'unica cosa che dobbiamo fare è dar seguito rapidamente. Spero che il legislatore nazionale sia in grado di occuparsi di queste tematiche così delicate e così però importanti. E credo che al legislatore noi dobbiamo dare il ruolo che compete.